Salve cari amici, bentornati sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qui in bottega da Paolo e abbiamo deciso, Paolo ha degli orologi da vendere per conto di clienti che gliel'hanno lasciati, quindi questo video si dedicherà appunto, è una video vetrina e si dedicherà alla vendita di questi orologi. Allora, faremo vedere per ogni orologio una breve descrizione, qualche chiaramente le immagini e diremo anche il prezzo. Per qualsiasi informazione contattate Paolo, poi vi metterò, anzi già ve lo metto, eccolo qui, il bigliettino di Paolo, contattate Paolo a questo numero e lui, lasciamolo un po' più in sovraimpressione, eccolo qui, e lui vi spiegherà insomma tutti i dettagli, va bene? Quindi adesso giriamo la telecamera e guardiamo insieme, sono 5 pezzi, direi, io le vedo già qui tutti i bei pezzi e niente, le vediamo insieme. Buonasera, buongiorno, buonasera, ciao Paolo. Eccoci qua, vedo Maribel. Quanto è che non ci vedevamo? No, no, una settimana. Una settimana. Non sentivo la tua mancanza. No, te sì. No, io no. Mi chiamavi. Ti chiamavi? Quando mai. Non c'ho da fare nulla la mattina. Quando non c'ho da fare nulla. Io praticamente quando sono in macchina, che non c'ho da fare niente. Sì, abbiamo già detto. Sul tragitto e ti chiamo. Bellino, Marco. Ah, Marco, ciao anche a te. Ciao, buongiorno. Va bene, guarda. Abbiamo fatto. Devi essere cosciente dei nostri regali. Oggi abbiamo qui delle orologini che te arriva il Natale caricato di vendere. Arriva il Natale, vogliono vendere perché hai visto chi tratta orologi. Aspetta, diamo l'occhiale. Chi tratta orologi poi che alla fine compra baratta e vende. Un tot di tempo. Alcuni sono anche nuovi, mi sembra. Sì. Allora facciamo una cosa, guardiamone uno per uno. Uno per uno non fa male a nessuno. E si dice un po' di qualche descrizione e il prezzo finale. Sì. Prezzo finale. Aspetta, anche qui. Passamene una alla volta. Una alla volta, per quanto? Mentre prima vi faccio vedere le immagini, te parli. Allora, da che si parte? Partiamo da questo, nel mezzo. Allora, qui ci abbiamo un Montblanc. Io ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego. Automatico. Aspetta, che però abbiamo commesso un errore. Te inquadrami. Margo, mi fai fare un casino numero uno. Prendiamo il calibro, no? Almeno il calibro si dirà, no? Questo è il fondello. Questo è il fondello a vista. Vediamo un pochino se si vede meglio. Cinturino ovviamente d'acciaio vero. Montblanc fa dei belli orologini comunque. Mi devo ricredere ogni tanto. Perché? Perché ha fatto dei crono che sono belli. Però allora diametro cassa, dai. Diametro cassa di questo? Hai visto belli crono che hanno fatto? No. Però non costano poco, Ma Montblanc costa poco. Costa poco. Non è che te li regalano. Però hanno il suo fascino. Sì, sono d'accordo. Sono orologi che compri e li tieni. Allora, dai, diametro cassa. Diametro cassa è un 40 mm. Pensavo che è tutto quadrante. 40 e 47, escluso la corona. Forse perché è tutto quadrante, 40... sembra più grande. Sì. Poi, movimento automatico 28, ETA 28, 92. Cioè, è un po' lavorato. Mi sembra di aver visto di sì. Andiamo un po'. Minimo sindacale. almeno la marca oscillante. Il minimo sindacale, dai. E invece lo sai, caro mio, sei già fatto un errore. Sai che errore è? Vai, ce l'hai in mano. Ho fatto, perché ero convinto. Non è ETA, è Sellita. Ah, l'SV200? Sì. Che poi... sì, perché gli ESA non si trovano più, quindi... Sì, però questo ha già qualche anno, Si vede, è uno dei primi che montava Sellita. Sellita, che poi comunque tante parti intercambiabili. A quello che so io, Sellita era ora Sellita io dico, non penso sia il nome era un ingegnere che lavorava all'ETA. Sicché progetti lava tutti, che poi ha fatto questa fabbrica qui, si è messo. Ma Sellita ora... Però tanti pezzi di ricambio. Cassa, sì, però tanti tanta fornitura dell'SV2000, lì come si chiama? 200, insomma, non lo so, è uguale a quella del 2892. Cambia poco differente, però è intercambiabile. Allora, questa diciamo, facciamolo rivedere. Montblanc con Sellita SV200, diametro cassa di 40 mm e la richiesta di questo orologio. Quello lì c'ha scatola full set. No. E garanzia in bianco, perché questi erano tutti, diciamo, premi produzioni all'incirca che poi quindi la richiesta quant'è? Quello lì veniva
veniva tanto. Contate bene, amici, eh? Veniva la bellezza di 2.590, 2.600 euro, 1.300 euro. Allora, per questo Mont Blanc... leggermente trattabile. 1.300 euro, trattabili, full set, con garanzia non timbrata. Non timbrata. Togliamo questo, lasciamelo qua a me, dopo lo... Sì. Poi, andiamo avanti. Guarda, si va... Vai, questo qui. Questo qui. Allora, questo era uno Zenith. Aspetta un attimo che voglio vedere una cosa. Sì, questo è uno Zenith. Allora, questo deduco sia un fondo di magazzino, no? Sì. Questo è uno zenitino in al quarzo in oro 18 kt. Guardate com'è sottile questo orologino qui. Questo qui sotto una camicia ci sta proprio. Il difetto principale è sulla lancetta dei minuti, che mi sa l'avevano lasciato lì da una volta, si era un po' ossidata, ma si vede a occhio nudo, non lo vedi neanche. No, a occhio nudo infatti non lo vedo, io ci vedo bene. Allora, cinturino originale, però marchiato Zenith. Sì, però aspetta, è originale con ma fibbia. Avendo 40 anni. Vabbè, uno ce lo cambia e se lo tiene è di corredo. È probabile che quello lì lo metti e si sposta. Però uno ce l'ha, il suo originale. Sì, quello sì. Diametro cassa di... C'è anche, aspetta, c'è anche una scatola, che non era dell'epoca, ma insomma una scatola Zenith. Scatola Zenith, che solo quella costa 50-60 euro. Aspetta, lo misuro. 33. Allora, diametro cassa 33 mm. Però ragazzi è tutto quadrante, quindi facciamo conto che veste come un 35, sì. In oro 18 carati, corona logata, tutto originale, è un fondo di magazzino ancora col cartellino. Costava 1.905.000 lire e la richiesta per questo Zenith è di? 790 euro. 790 euro. Ci sono più o meno trattabili ovviamente. Vabbè. Tanto... è normale, vabbè, il prezzo è trattabile, vabbè, tanto non ci sono più o meno quanti grammi d'oro? 13 grammi d'oro. 13 grammi d'oro. Quello sì, 13 grammi d'oro. Però è un classico che... Sì, sì. È bellino, bellino. È sempre... cioè, sono quei modelli classici che non passano mai di moda. Certamente con 790 euro... La cassa, qui mi sono informato. Vedi com'ha il marchio Zenith, non l'ha come... Facciamolo vedere. Vedi che c'è scritto Zenith così? Sì, ma sì. Non perché è falso, perché una volta Zenith ha dato a un'azienda italiana la concessione per fare questi orologi, quadrante marcato e tutto, ma loro le marcavano così, invece del marchio Zenith. Sì, e la corona originale. Sì, sì, quello l'ho già fatto. Cioè, se uno legale al modello... Quindi Zenith, diciamo, dress watch, classico fondo quarzo. Di magazzino, al quarzo, però quarzo ETA, 790 euro trattabili. Bene. Però... se uno vuole, gli piace un orologio così su quella fascia di prezzo lì, penso che comunque è sempre uno Zenith. È sempre uno Zenith. Ma andiamo avanti. Oh, questo poi, l'abbiamo già visto. Questo l'abbiamo già visto, ma è... questo mi piace tanto, questo... mi piace tanto anche a me. Questo, ragazzi, è quel Baume & Svegliarino che abbiamo fatto il video insieme. Lì c'è la scatola, ma ovvio non c'è la garanzia. Questo è un bello orologio, eh? No. Bello. Bello e raro, è perché raro. Questo orologio qui non si trova. Nuovo. Non si trova, e comunque sia, io sono sicuro che uno se lo mette al polso lo veda a pochissime altre persone. Sì. Abbiamo visto l'altra volta che funziona tutto, anche dietro c'è ancora il bollino, è praticamente un orologio nuovo questo qui. Se è uno legato al modello. E quindi questo è uno svegliarino GMT, oltretutto, perché c'è anche la funzione GMT, quindi ha tre complicazioni, più la data. Quindi è veramente un bel orologio. Funzionante. Tutto funzionante. Non ce ne faccio nulla. Misuriamo il diametro cassa, anche se l'avevamo già detto nell'altro video. Eventuali piccole imperfezioni sono dovute agli spostamenti. Vabbè, quello è chiaro, no? Però praticamente è un orologio nuovo. Ah, comunque, c'era stato un folle che mi aveva fatto una proposta per quello che te hai detto che faceva schifo, che era bruttissimo. L'Hamilton dual phase. Ah, sì. Un folle è riuscito a farmi una proposta. Non era neanche così, però non era quello che... Questo qui è 39 mm. Benissimo, 39 mm. Questo qui, secondo me, è un bel questo è perché non me lo metto, se no questo qui... Questo è un bel pezzo. Se ne trova pochi in giro. Questo, molto bello questo. Quindi di questo bel Baume & Svegliarino, che hai la scatola anche? Sì, una scatola Baume & Svegliarino generica. Generica, non ci sono documenti praticamente. Sì, no. Quindi la richiesta di questo 1.800 leggermente trattabili. Sì, trattabili. Trattabili. Quello molto bene, questo è un bel pezzo. Cinturino originale. Questo è un bel pezzo, cinturino
con la fibbia rogasa. Il cinturino originale in coccodrillo. Cinturino originale in coccodrillo. Quindi l'orologio è questo. Vai a comprare ora un cinturino buon mese di coccodrillo, si fa pagare 260 euro. Ma poi, al di là di tutto, è bello perché è un orologio particolare, insolito che non si vede tanto spesso. Molto bello, 1800 euro, trattabile. Poi vedo che c'è una coppia di fratellini. Questi mi garbano tanto. Allora, qui ci abbiamo, cominciamo da questo. Da quale? Da questo. Mi duro subito, almeno dopo me lo dici subito. Allora, sono due Hamilton Intramatic. Uno è a carica manuale e l'altro è automatico. 40 mm, questo. Col quadrante Panda. Sì. Eccolo qui. Nuove di pacca. Questo è un orologio che conosciamo, nuovo. Più o meno tutti gli appassionati lo conoscono, è un bellissimo orologio, uno dei più belli forse che fa la Hamilton. Scatola e garanzia. Scatola e garanzia, timbrata. Però con la garanzia non c'è problemi. Eccolo qui. Eccolo qui. Secondo me quello è bello. Bellissimo. Su quella fascia di prezzo. Molto allora, il prezzo, se non erro. Questo è carica manuale. Sì, quello è carica manuale. Se non erro, quello lì di listino viene o 200, 2,2, 2,3. Mettiamo 2,2. Ecco, e invece di questo. 1,700. Pochissimo trattabile. Pochissimo trattabile. Hamilton Intramatic, questo è nuovo. A carica manuale. Pochissimo trattabile. Poi abbiamo il suo fratello. No, che questo è diverso. Sì, fratello, insomma, ho detto lo stesso. Anche questo è automatico. È il solito orologio, praticamente. Mi piacciono tantissimo. Sì, sono belli. È il solito orologio, quindi le dimensioni sono le solite. No, 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 più grosso. Cambia, secondo me. Decide più grosso? Non lo so, proviamo. No. Cambierà lo spessore, forse. Lo spessore cambia. No, quello è chiaro, ma la dimensione. Quello lì che ti avevo detto? Non me lo ricordo già più. Questo 40. Questo sarà uguale, dai. Dà l'idea che sembra, ma secondo me è un po' imbroglia anche il discorso del quadrante. Oh, wow. No, la cassa è la solita. Allora, qui ci abbiamo, allora, eccolo qui. Questo Hamilton Intramatic Crono automatico. Allora, qui ci abbiamo il pulsantino per il cambio rapido della data e nella scatola ci dovrebbe essere anche c'è la pennina. È per il cambio della data? Sì, per il cambio della data. Hai guardato te? Sì, sì, te lo dico io, per il cambio della data. Quindi questo è automatico, chiaramente è un po' più spesso perché qui c'è un movimento automatico. Fondello chiuso, no, qui c'è un bracciale mesh, va bene, originale chiaramente, è Hamilton, sì, sì. Mai messi. Secondo me sta meglio con il pelle questo orologio, però questo nasce, c'è anche questa versione qui e questo c'è, questo cinturino, c'è il bracciale qui, nulla viene, se lo tiene, ci toglie, ci mette un pelle. Comunque questo è automatico per chi preferisce, diciamo, avere l'orologio sempre pronto e non doverlo caricare tutti i giorni come invece l'altro. Quindi questo è automatico e 1.800, pochissimo trattato. Questo 1.800. Perché sono orologi nuovi, scatole garanzie. Sì, infatti. Allora, questo, ce l'abbiamo due. Questo è manuale e questo è automatico. 1.700, 1.800. Molto bene. Fai riepilogo. Quindi facciamo riepilogo. Abbiamo un Hamilton. Un Hamilton. Un altro Hamilton. Questo che è il più bello di tutti, secondo me, Bonmessier Svegliarino, lo zenittino al quarzo in oro. Perché? E poi questo bel Mont Blanc. Poi anche questo uno lo compra, poi se lo ridà via non è che ci rimetti grandi cifre. No. Comunque questo è un 5 orologi che Paolo deve vendere, vuole vendere, no, per conto di clienti. Quindi se siete interessati, mi raccomando, contattate Paolo a questo numero qui, eccolo qui, questo. E vi mettete d'accordo con lui. Allora, caro Paolo, allora abbiamo fatto gli orologini. Io per il momento qui saluto. Guarda Marco qua. Margot Orologiaia. Paolo, grazie. Che ti volevo dire? Ci vediamo presto per altri video. Per altri video. Bene, cari amici, siamo arrivati anche alla fine di questa video vetrina con questi bei 5 pezzi che abbiamo visto qui in bottega da Paolo. Niente, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo come sempre. Presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao a tutti!